Ciao ragazzi, sono Martina Caironi, sono un'atleta paralimpica per chi di voi non mi conoscesse e oggi sono qui a raccontarvi la mia esperienza, il mio incidente stradale che ho avuto all'età di 18 anni e vorrei anche cercare di farvi capire quanto sia importante stare attenti quando si va per strada. Lo so che sembra scontato, però a volte può fare la differenza e soprattutto le conseguenze possono essere molto importanti. Io all'età di 18 anni ero una ragazza normalissima, avevo il mio motorino e conducevo una vita normale, ecco, come tutti quanti, uscivo la sera, mi divertivo, andavo a scuola, eccetera, eccetera. E una notte mi viene a prendere mio fratello ad una festa e al ritorno da questa festa una macchina invade la nostra corsia e ci investe. E nell'investirci prende esattamente la mia gamba. La dinamica è stata questa: io passeggera, attaccata a mio fratello che guidava in una strada che era un po' poco illuminata, e arriva questa macchina che invade la corsia a fari spenti, li accende solo all'ultimo, non si sa perché. Io mi vedo questi fari, ma è troppo tardi e la macchina è lì. Rimango vigile, mi sveglio, diciamo, per terra, urlo che mi fa male la gamba. Mio fratello, che è stato sbalzato un po' più in là, torna da me e mi dice: Marti, guarda, hai avuto una frattura scomposta, e attendiamo l'arrivo dell'ambulanza. Nel frattempo, questo pirata della strada scappa. Si ripresenterà dopo qualche giorno. E dopo qualche giorno, nel frattempo, io sarò in ospedale e dopo 4 giorni di coma farmacologico mi amputano definitivamente la gamba. Mi risveglio dopo circa 2 settimane e dopo quelle 2 settimane io mi rendo conto che la mia gamba non c'è più. Questa è la conseguenza irreparabile che quell'incidente ha provocato. E allora voi direte: si poteva evitare, non si poteva evitare, chi lo sa. Come vi ho detto, la colpa non era mia, io stavo semplicemente aggrappata a mio fratello che guidava in maniera regolare a 50 all'ora e questo pazzo ci ha investiti. Dico pazzo perché la sua velocità era oltre i limiti, dico pazzo perché ha sorpassato la linea della carreggiata, ha invaso la corsia e ci è venuto addosso. Saremmo potuti morire entrambi tranquillamente in quell'incidente perché andava talmente veloce ed è stato quasi un frontale. E quindi mi ritengo fortunata e mi ritengo una sopravvissuta a questo incidente molto grave. Questa persona che mi ha investita soprattutto non si è fermata a soccorrermi, che questa è la cosa più grave in assoluto, perché nel momento in cui causi un incidente gravissimo, la prima cosa di un umano, di un cuore presente, dovrebbe essere quella di voler soccorrere e cercare di limitare i danni. Probabilmente la paura l'ha fatto andare via e anche il fatto che avesse assunto molto probabilmente delle sostanze. Cosa vi posso dire? Vi posso dire che a causa di questa persona che io non conoscevo, ma che il destino mi ha messo davanti, la mia vita è cambiata totalmente perché a 18 anni mi sono ritrovata con una disabilità e a fare i conti con un mondo che non conoscevo, che non volevo conoscere, o meglio, che non avrei voluto mai conoscere nella mia vita in prima persona, però mi è toccato. E credo che vi capiti di leggere sui giornali o sul web, insomma, di incidenti in cui i protagonisti sono sempre altri. Non siamo mai noi in prima persona, per fortuna da un lato, però dall'altro bisogna anche essere consapevoli del fatto che purtroppo può succedere a chiunque, può succedere anche a noi stessi e dobbiamo cercare di prevenirlo. Come? Innanzitutto, essendo consapevoli di che cosa è la strada, delle sue regole e del fatto che sia fondamentale rispettarle. Poi c'è una parte che non è prevedibile, cioè sono gli altri. Dobbiamo
come nel mio caso, che sono stata investita, non era prevedibile, non era colpa mia, però è successo. E quindi stare doppiamente attenti, quindi stare attenti anche agli altri e poi informarsi anche su quello che può essere il primo soccorso, perché infatti ci sono delle manovre, ci sono delle accortezze di quando si assiste ad un incidente che nel momento in cui si conoscono possono fare la differenza. Io mi ricordo che dopo l'incidente, visto che ero sveglia, cercavo di togliermi il casco perché mi stringeva, però non me l'hanno fatto togliere fino all'arrivo dell'ambulanza. Questo perché quando hai un incidente il casco serve apposta, no? A proteggere la testa e devi aspettare le persone competenti prima di toglierlo perché potresti avere un trauma cranico, potresti causare dei danni nel semplice atto di togliere il casco, ok? Quindi è sempre meglio tenerlo, almeno questo è quello che mi è stato detto. E chiaramente io da dentro in quel momento non avevo pensato al fatto di non togliermi il casco, anche perché mi sentivo presente, no? Pensavo che ok, è tutto a posto, sono ancora viva. Non sapevo poi quali sarebbero state le conseguenze, quindi non sapevo poi che avrei perso per sempre una gamba. In particolare, quando mi sono risvegliata, ero sotto morfina, ero sedata, quindi la notizia è arrivata come un fulmine, però mi c'è voluto un po' di tempo per assimilare, per capire che ero io, poi piano piano vedermi con le bende, vedere le bende durante il cambio della, diciamo, della medicazione, che mostravano una piccola parte di quello che era rimasto, capire che il mio piede non ci sarebbe più stato, la mia caviglia, il mio polpaccio, e che d'ora in poi la mia gamba sarebbe stata a metà. Questo è stato un duro colpo e poi ho dovuto fare anche i conti un po' con una rabbia. Una rabbia perché ho pensato, ma insomma, perché proprio me? Giocavo a pallavolo, ero felice, avevo appena compiuto 18 anni, quindi l'inizio dell'età adulta, dei sogni, di tutto quello che puoi fare, insomma, quando sei maggiorenne. Invece mi ha costretto a crescere più in fretta del dovuto, mi ha costretto questa cosa a fare i conti con una realtà che era forse più grande di me. E in un certo senso mi ha fatto tirar fuori anche il carattere e quello che ero capace di fare, perché mi sono rimboccata le maniche e piano piano, passo dopo passo, ho reimparato a vivere in quella condizione che era una nuova condizione di disabilità. E il processo anche è andato avanti anni. Pensate che l'incidente è avvenuto nel 2007 e il processo si è concluso nel 2020, l'anno scorso, e anche questa è una delle conseguenze psicologiche importanti, cioè un trascinarsi di una storia che tu vuoi che passi, vuoi continuare a vivere, però è ancora lì a ricordarti tutto quanto, cioè quello che è successo, ripetere perizie, medici, questo per avere un risarcimento. Il risarcimento poi è necessario alle protesi che io dovrò utilizzare per tutta la vita, perché la gamba ovviamente non ricresce. E per fortuna che ci sono queste protesi, perché altrimenti il mio stile di vita non potrebbe essere alto come è adesso. Detto ciò, il danno rimane, anche il danno cosiddetto morale rimane, perché è una disabilità con cui bisogna fare conti tutta la vita e che a volte non ti dà troppi problemi perché ti sei abituato, perché hai una buona protesizzazione, ma ci sono invece ciclicamente dei periodi in cui devi magari stare fermo, riposare, ti stanchi molto più facilmente, escono delle ferite, se dimagrisci la protesi non va più bene, la devi cambiare, devi passare tante ore in un centro protesi, in quella stanza così, ad aspettare. E tutte quelle ore che ho passato lì dentro io le ho considerate come ore di vita persa, ore che quindi avrei dovuto recuperare,
Però dall'altro lato erano anche ore che mi hanno permesso di pensare a vedere il bicchiere mezzo pieno, invece che mezzo vuoto, quindi a considerare tutte le opportunità che comunque mi erano rimaste nella vita. Infatti poi ho intrapreso anche la carriera sportiva e sono diventata un'atleta, atleta paralimpica. All'inizio anche questo nome per me era qualcosa di strano, di nuovo, perché paralimpico presuppone che tu abbia una disabilità. Chiaramente tutto sta nell'accettare prima di tutto la disabilità, il tuo nuovo corpo, il tuo nuovo essere. Però alla fine ero sempre io e quindi la mia attività, la mia vita è continuata, ho avuto tantissime soddisfazioni grazie allo sport, grazie ai viaggi, grazie alle persone che ho conosciuto. Però appunto quando vado per strada non dimentico questa cosa. L'attenzione quando sei per strada deve essere rivolta alla strada. Chiaramente in macchina noi possiamo avere la musica, possiamo avere una persona con cui parlare, però molto importante anche per voi che avrete la patente o ce l'avete già, non lo so, insomma, quando siete al volante non farvi distrarre dai messaggi sullo smartphone. Questo è chiaro perché ti arriva il messaggio, lo vuoi leggere, anche a me a volte viene la tentazione, però è importantissimo ricordarsi che in strada i pericoli possono saltare da ogni parte, se guidi la macchina, se guidi il motorino, anche se sei a piedi. Quindi ci deve essere comunque un'attenzione al movimento, alle persone, ai mezzi. E perché vi sottolineo questo? Perché davvero a volte basta una piccolissima distrazione per cambiare la vita, per cambiare la propria vita totalmente. E io spero tanto che non succeda, che non succeda più, che si possa prevenire sempre di più questa cosa, grazie anche a progetti come questo, di cui sono felicissima di fare parte, grazie appunto anche al Comitato Paralimpico che ha questi ambasciatori paralimpici, vedete, come me, che portano in tutta Italia, ma anche fuori dall'Italia, un messaggio, raccontano la propria storia. Molte persone sono diventate disabili a causa di un incidente e quindi attenzione massima, attenzione al mezzo che si guida e anche a chi ci gira attorno. Io spero ragazzi che con questo video voi possiate aver capito l'importanza di insomma, essere consapevoli quando si è per strada. La mia storia è qui a dimostrare che le conseguenze possono essere per tutta la vita, anche se comunque io l'ho superata con un sorriso e sono tornata a fare tutto quanto, però se potessi tornare indietro sicuramente la mia gamba mi farebbe molto più comodo. Chiaramente non mi sarei tolta tutte quelle soddisfazioni, le Paralimpiadi, eccetera. Forse non sarei neanche cresciuta così tanto a livello personale, però è stato veramente un brutto incidente che non auguro a nessuno. E vi auguro tanta vita e tanta felicità. Ciao. Ah ragazzi, dimenticavo di farvi vedere la mia protesi. Questa è una protesi che ha un cover sotto il quale c'è un calzino, non puzzolente, e un piede in carbonio. Sopra c'è un ginocchio elettronico, bellissimo, che può andare anche in acqua. Poi c'è questa parte che è il cosiddetto invaso e togliendo la valvola io posso sfilarla facilmente, vedete? Appoggiamola qui, sotto c'è la mia gambina e voilà! Questa è la mia gamba amputata che non ho paura di far vedere a nessuno e gli do un bacino. Però voi state attenti comunque. Ciao!